Bentornati ragazzi, sono Stratav52 e oggi continueremo la nostra avventura su Inazuma Eleven 2, Bufera di Neve. Nello scorso episodio abbiamo affrontato per la prima volta l'Epsilon giocando solamente 10 minuti di un tempo, dove abbiamo però recuperato palla grazie a Scott Banyan, il nuovo calciatore della Raymond, un difensore, ci serviva assolutamente sì. Come avete letto dal titolo, questo è un nuovo episodio filler e quindi sì, affronteremo due amichevoli, la Brainwashing che abbiamo già affrontato, anche se non l'avete visto. Però l'abbiamo già affrontata, quindi già ce l'abbiamo. L'altra squadra che avete sicuramente letto dal titolo è l'Otaku. Ma prima di andare dall'Otaku avevamo due zone a Tokyo da esplorare: la torre dove siamo in questo momento, e c'è giusto una cosa importante tra virgolette da fare, anche se non è così tanto importante, però la facciamo lo stesso. E poi andiamo anche al centro. Al centro invece ci sono un sacco di cose da vedere, ma possiamo fare solamente la cosa principale, cioè la sfida contro l'Otaku, che ovviamente vi salterò perché facciamo direttamente la sfida primo tempo e secondo tempo. Comunque, la cosa importante che dicevo che si può fare qui alla torre è parlare con P-Boy, che è un calciatore della Raymond. Il problema è che non lo possiamo prendere adesso, dovete continuare a parlargli anche se dicono le stesse frasi sia lui che Mark, ma continuate perché dopo un po' se ne va dalla torre e lo ritroveremo alla Raymond. Non lo facciamo adesso, ma quando lo ritroveremo alla Raymond potremo ricontinuare a parlare con lui e quando si sarà stancato deciderà di unirsi alla squadra. Ora, non so perché questa quest per un calciatore che non so nemmeno se è così tanto importante, se è forte, se... non lo so, perché solamente una volta l'ho preso in squadra, però non l'ho mai usato, quindi non vi so dire se è forte o meno, però so che si può prendere in squadra. Quindi ora andiamo al centro, io me lo esploro tutto e vedo se c'è qualcosa di veramente importante da farvi vedere, ma se ricordo bene in questo momento no, e l'unica cosa importante veramente è appunto la sfida contro l'Otaku che facciamo subito. Prima però voglio curarmi, perché ho fatto già un paio di partite 4 vs 4 e quindi dei punti sono scesi, anche se lì non utilizzo le tecniche, anche se ogni tanto serve per forza, perché il gioco vi mette in porta in quelle sfide dei portieri che hanno delle parate, e quindi se volete non perdere dei punti dovete per forza tirare con un tiro speciale, perché sennò non riuscite a segnare. Comunque, ah, c'è anche uno scrigno qua, se ricordo bene difesa più, attenzione. E avevo ragionissima, non so perché me lo ricordassi, ma va benissimo così. Comunque, partita contro l'Otaku che tagliamo e quindi 2-0 totale finale. E non salgono in realtà di così tanto. Ok, vabbè, qualcuno di livello è salito. Ah, tra l'altro nello scorso episodio mi sono dimenticato di dirlo, ma è importantissimo. Alla fine dello scorso episodio abbiamo reclutato Janus in squadra. L'ho proprio rimosso dalla testa perché ci ho messo 40 minuti per finire le sfide che chiede di fare. E quindi sì, vabbè, lasciamo perdere questo. Comunque, come detto, ok, qua c'è lo scrigno, andiamo avanti, ma se voi vedete dei tagli strani è perché non c'era veramente niente di importante nella parte dove stiamo andando, anche se adesso voglio farvi vedere di sopra al centro, perché c'è sempre il campo da calcio e in quel campo da calcio spawna più avanti una partita che è contro la Strizellis. Ora non mi ricordo quali amichevoli dobbiamo fare, sicuramente abbiamo ancora da andare ad affrontare l'Umbrella Junior High, e quindi sicuramente lo faremo in un altro episodio filler insieme anche all'Inazuma Kids che si trova al fiume, e quindi sì, sicuramente. Poi nello scorso episodio abbiamo scoperto la Royal Absolute Academy, quindi ora posso parlarvi pure di questo, e più avanti quando forse abbiamo finito quella zona, o forse no, mentre stiamo facendo quella zona andremo anche alla Royal a Tokyo, ed è il motivo per il quale si sbloccherà, e lì dopo aver finito la storia con Ray Dark credo che potremmo affrontare anche la Royal Academy. In realtà adesso il signor veteran ci dice già che a Tokyo c'è la Royal da affrontare, il problema è che non possiamo andare alla Royal Academy. Comunque abbiamo ancora due squadre almeno da affrontare, che appunto sono quelle che vi ho detto prima, Inazuma Kids e Umbrella, quindi volendo un altro episodio filler si può fare tranquillamente, perché due partite sono 20 minuti e io in questo momento, anche se devo fare tantissimi tagli e già lo so, però io sono già a 20 minuti in questo momento, e quindi io appena finirò le due partite starò a 40 minuti, quindi sì,
è un problema, ma non così grande. Comunque, ho sbloccato una minima parte di avventura che in un filler non si dovrebbe fare, ma non fa niente. Ci ho parlato semplicemente col signor veteran, ma non ho cliccato su aim perché non ci dobbiamo andare adesso. Comunque, di partite di storia da affrontare, quindi Secret Service e altre squadre, come detto lo faremo, ma molto più avanti, perché affrontando la Secret Service adesso è la stessa partita che abbiamo fatto un paio di episodi fa, perché è la stessa squadra, anzi avranno vittoria e l'avremo pure noi, è una cosa che farà ridere, però va bene. Quindi quelle partite potrei anche decidere di non farle, ma di farle una volta finita l'avventura, quindi come episodi extra, come magari ho fatto per Resident Evil 2, no, che è una serie a caso che non so se avete visto, però lì la serie principale è durata 15 episodi, poi ci ho fatto altri 6-7 episodi perché ci sono delle run aggiuntive con delle differenze, perché si possono usare due personaggi, e quindi lì ho fatto la run col personaggio diverso da quello di prima e ho fatto vedere tutte le differenze, e poi cambia anche perché ci sono la run A e la run B, e quindi cambiano anche in quel senso le differenze. Attenzione, perché andiamo subito in vantaggio con un tiro classicissimo, a meno che Felt non utilizza la sua parata, ma non lo farà, e infatti 1-0. Quindi magari una volta finita tutta l'avventura di Inazuma Eleven, che tra l'altro non so nemmeno quanti saranno gli episodi, perché io andrò avanti tranquillamente come sto andando adesso, prendendomela con calma come ho fatto per Pokémon, anche se per Pokémon me la sono presa veramente con calma. C'è stato praticamente la maggior parte degli episodi di Kanto, se non tutti anche, ora non me li ricordo appieno tutti quanti, però se la maggior parte sicuramente durava addirittura meno di 20 minuti, e quindi sì, va benissimo, me la sono presa con calma. Qui posso prendermela con calma, assolutamente sì, ma gli episodi saranno sempre più di 20 minuti. Sarà veramente difficile, a meno che quello che succede non è così tanto lungo da far durare un episodio 40 minuti, e quindi magari staccarlo tipo a 19 minuti è meglio, perché così poi l'altro ne dura 21. Può darsi che potrei farla una cosa del genere, però no, la maggior parte degli episodi non durerà mai di meno di 20 minuti, perché è proprio il gioco che è così, si deve leggere veramente tanto, e non sarà l'unico che porterò sul canale di gioco che si legge tanto, anche perché esiste anche in Inazuma Eleven 3, però quel gioco è per Nintendo 3DS e io in questo momento non ho molta facilità per portare giochi 3DS, e infatti non ce n'è nessuno sul canale, anche se mi dà molto fastidio perché sul 3DS ci sono, non dico i giochi, no assolutamente no, non mi permetto di dire giochi migliori di Pokémon, però ce ne sono tanti. Sicuramente uno di quelli che preferisco di più, che è Rubino Omega, nonostante la terza generazione, la generazione che odio di più, però sì, è vero, cioè quel gioco mi ha divertito un sacco, è stato il primo gioco dove ho completato il Pokédex al 100%, ma stiamo giocando in Inazuma Eleven, quindi perché sto parlando di Pokémon. Comunque, detto questo, alla fine della serie potrei tranquillamente caricare episodi extra dove affrontiamo le squadre che abbiamo già affrontato durante l'avventura, solo perché alla fine ci sarà una ricompensa. Magari quella ricompensa andrebbe presa durante l'avventura e non alla fine, però a noi non interessa così tanto. Andando sul 2-0, segnando Koshon, abbiamo fatto evolvere anche la Tormenta Glaciale, quindi ora è evoluzione 1 anche quella mossa. Non è male, assolutamente no, è una cosa molto importante. Volendo possiamo pure provare a fare l'evoluzione 2 del Dragon Crash, visto che l'abbiamo utilizzato tante volte dopo che ha fatto l'evoluzione 1. Però quando capiterà, capiterà. Tanto possiamo segnarci adesso con il Dragon Crash. Calcio stordente, direi che questo si chiama un po' fallo nel mio paese. Ok, perfetto, grazie arbitro. Ovviamente tutto quello che succede in questo gioco, la maggior parte delle tecniche, ecco, diciamo così, è possibile che vi chiamino fallo o contro o a favore, ovviamente. Ad esempio anche una grande illusione, ok, che non arriva mai ad essere un contatto fisico con l'avversario, però potrebbe tranquillamente chiamarvi il fallo. A me è successo più di una volta anche, e quindi sì, non so perché capita questo, è una percentuale molto bassa. Ad esempio con la grande illusione, col calcio stordente magari che chiama fallo è molto più probabile, sarà un 50% se non più alto, però
sì, ma perché è un calcio al pallone, sì, però colpisci me, quindi tecnicamente se si colpisce il pallone non dovrebbe essere fallo, almeno così dovrebbe essere la regola nel calcio ufficiale, anche se non è vero, perché se si fa una scivolata si prende pallone ma anche tutte e due le gambe del calciatore, eh sì, prima la palla ma è anche fallo perché hai preso tutto quello che potevi prendere, sei intervenuto scorrettamente e quindi è fallo e potrebbe addirittura essere ammonizione. Qui vabbè, le ammonizioni e le espulsioni non esistono, quindi non ci facciamo questi problemi, però non voglio avere falli contro, quindi cercherò io, anzi la maggior parte delle volte non utilizzerò la scivolata apposta, e come avete visto, e questo per me dovrebbe essere un altro fallo, ma come detto è una percentuale, quindi non è possibile che lo chiami sempre, però l'ha fatto di nuovo, quindi preparatevi perché questa non è una partita ufficiale, quindi la prossima volta che affronteremo una squadra che fa molti falli non ce le chiameranno mai. Assolutamente sì. Comunque Dragon Crash, potremmo vedere se fa l'evoluzione, e questo dovrebbe essere il 4-0, anche se provo ad utilizzare il pugno propulsore e non l'ha fatto, quindi 4-0 assicurato, non l'avrebbe parato. Tra l'altro in realtà c'è l'altra parata di Felt che mi piace moltissimo, che dovrebbe chiamarsi barriera magnetica, che è, forse è la sua peculiare proprio. Comunque no, non ha fatto l'evoluzione Kevin con il Dragon Crash, quindi niente evoluzione 2, ma prima o poi l'avremo se continuiamo ad utilizzarla, e adesso però non può più tirare perché ha finito i punti, e quindi proviamo Janus in attacco. Ormai l'ho già messo, quindi assolutamente sì. Perché Janus in attacco? Perché Janus ha la cometa astrale, è un tiro fantastico e io voglio assolutamente vederlo, anche se l'ho già visto ieri quando ho dovuto prendere Janus in squadra perché mi ha tirato diverse volte segnandomi e appunto facendomi durare quel tentativo di prendere lui in squadra per 40 minuti. Però detto questo, voi non l'avete visto perché ho fatto un sacco di tagli, tutte le partite sbagliate ovviamente, e quindi avete visto solo quelle dove ho vinto e Janus non ha tirato, quindi proviamo ad arrivare al tiro con Janus, a vedere la cometa astrale, giusto perché è bellissima e basta, solo per questo motivo, e non è stato difficile. Cometa astrale costa tra l'altro solo 20, cioè per questa animazione, per la potenza di questa mossa, solo 20 è veramente poco, e provate ad immaginare col furore quanto potrebbe costare, 14 forse o 13 addirittura, secondo me sì. Ovviamente 20 è in proporzione ai punti che Janus può avere, perché come avete visto già sta verso il livello 20 e ha solamente una cinquantina di punti, che non sono tantissimi considerando ad esempio che Jude ne ha più di 100, però è vero che Jude forse sta quasi a livello 30, ma a livello 30 Janus forse ne avrà 70 di punti, quindi sì, ovviamente è in proporzione, però è comunque poco, 20, veramente poco, perché con 56 tra l'altro tra poco ne fa 60, quindi potete tirare per 3 volte e assicurarvi un gol, anche se non è sicuro che segni, però assicurarvi un gol è molto molto buono. Ad esempio contro l'Otaku, nella partita che ho fatto prima, ho provato a tirare con la cometa astrale ma non ho segnato, me l'ha parata, quindi per farvi capire non è che segni sempre, però la maggior parte delle volte è possibile. Tra l'altro ho fatto la conta ovviamente prima di utilizzare il teletrasporto, anche se stando in furore costa di meno, infatti solo 10, però anche con 14 avrei potuto di nuovo tirare, no, fuori gioco, peccato, avrei potuto di nuovo tirare con la cometa astrale e quindi fare il secondo tiro, poi ovviamente avrei messo talisman in attacco, giusto perché per avere la possibilità di tirare con chiunque sta lì, no, fallo di cosa però? Come detto prima, anche con il contrasto normalissimo il gioco può chiamarvi fallo perché è una percentuale a caso, e ok che potevamo fare la scivolata e non ci chiamava il fallo, però ormai è andata così. Comunque non fa niente, non è un problema, anche perché già stiamo sul 5-0. È importante questa cosa perché vi ricordo, visto che non ve l'ho detta, che stando sul 5-0 ci assicuriamo S come voto finale, e ci serve perché possiamo prendere due ricompense se finiamo tutte le partite che possiamo fare con voto S. Le scorse due partite l'abbiamo presa la S, anche perché abbiamo distrutto l'Occult 8-0, quindi era S assicurata. Qui invece ci assicuriamo la vittoria con 5-0, che è il minimo, e quando succederà che non riuscirò a segnare più di 5 gol, o 5 ovviamente perché è il minimo, quindi quando vincerò 4-0, 3-2 o 1-0, la partita ve la taglierò, magari vi farò vedere chi sale di livello o se imparano delle tecniche, perché è la cosa importante, come ad esempio adesso qualcuno impara qualcosa, Bobby. Tuono del vulcano, finalmente, una difesa per Bobby. Ok, costa tanto, perché il tuono del vulcano costa tanto, però ha molto a meno percentuale di fare fallo rispetto alla scivolata micidiale, che tra l'altro è una mossa che odio, perché non mi piace utilizzarla. E quindi sì, tuono del vulcano, adesso Bobby è un difensore. Chissà se
è fatto apposta che stanno una dopo l'altra. Perché tecnicamente potete anche andare ad affrontare una squadra, forse sì, perché si sbloccano una dopo l'altra in realtà. Quindi avete fatto la partita contro la Brainwashing, si è sbloccata l'Otaku, ora battiamo l'Otaku, si sbloccherà forse la Strizzelli, se può darsi, o l'Inazuma Kids, però forse l'Inazuma Kids sta in alto, insieme all'Umbrella, perché tecnicamente tutte e due dovrebbero stare nella linea che va in alto, questa invece sta andando verso sinistra e poi scende in basso per andare verso destra, quindi sì, forse è così, però non so se è fatto apposta che stanno una dopo l'altra, ma secondo me sì. Perché se troviamo una squadra che sta un po' più avanti rispetto a quelle che abbiamo affrontato noi, non la possiamo affrontare perché le dobbiamo affrontare una dopo l'altra, quindi di fila. E quindi per fortuna l'Otaku subito dopo la Brainwashing stava, perché sennò veramente non l'avremmo potuto affrontare. Ecco, non era un problema perché potevo tranquillamente andare all'Umbrella, sfidare l'Umbrella e farvi vedere quella partita lì, oppure come per l'Inazuma Kids, che sono le uniche due squadre in questo momento che mi riesco a ricordare che ci sono e le possiamo affrontare, anche se c'è anche la Strizzelli, se quella si dovrebbe sbloccare comunque quando batteremo una di queste due squadre, forse l'Inazuma Kids, ma non lo so. Comunque, volevo far segnare Janus e anzi ci provo, però come detto prima è riuscito a parare tra virgolette. Ora, se utilizza la sua parata, vedete, chi conosce l'Otaku già la conosce, però è brutta, cioè veramente, ok, non l'ha fatto, mi dispiace, in realtà meglio, perché sennò forse l'avrebbe parata di nuovo, ma la vedremo sicuramente, perché tanto devo comunque segnare in altri 4 di gol, quindi a tirare ti tirerò sicuramente. Comunque, detto questo, direi di cambiare discorso e sono contento di aver avuto l'idea di fare questi episodi filler, perché mi divertono, sicuramente meno rispetto agli episodi della storia, però almeno sono anche più facili da registrare perché parlo di fila, non devo leggere niente, tra l'altro non sapete quante volte sbaglio a leggere e devo rileggere tutta la frase, ma voi ovviamente sentite tutto per bene, ok, però quelle sono altre cose. Qui invece, attenzione, ce l'ho fatta, finalmente, ho segnato senza tirare, sono entrato in porta col pallone. Ce l'ho fatta, questa era dalla prima partita contro la Gemini Storm che tentavo di fare questa cosa e finalmente ce l'ho fatta contro l'Otaku. Comunque, fare queste partite è molto ma molto utile, non solo perché saliamo di livello e impariamo nuove mosse, ma anche perché imparando nuove mosse abbiamo più possibilità di vincere contro le altre squadre. E visto che dobbiamo affrontare l'Absolute Royal Academy, che già dal nome dovrebbe mettere paura, visto che la Royal Academy era la squadra più forte di tutte, prima che noi vincessimo il Football Frontier e distruggessimo tutto, però come detto è una squadra molto ma molto forte, quindi allenarci è utilissimo. Ora parerà questo tiro? Eccola qua, panciata Otaku, attenzione perché è bruttissima, cioè il fatto, a parte che me l'ha parata, quindi di nuovo alla fine ci riesce veramente, però non è giusto che manda via la porta, cioè, veramente non è giusto. Comunque no, bene che è brutta, è divertente, però non è che ha molto senso, ma ci accontentiamo. È una parata comunque ed è riuscito a parare. Una cosa che non c'entra nulla, che mi è venuta in testa adesso, perché boh, forse ve l'ho già detto, ho anticipato. Comunque una volta iniziai a giocare ad Inazuma Eleven volendo solo utilizzare in squadra le donne del gioco, che è comunque una bellissima sfida, perché assolutamente sì, ce ne sono meno rispetto agli uomini, anche perché la squadra nostra praticamente è piena di uomini tranne Victoria in questo momento, però sì, è una cosa bellissima. Victoria è praticamente il capitano della squadra, anche perché entra a far parte della squadra, poi più avanti ne trovate altre e non tutte sono fortissime, però è una bellissima sfida. Poi ci sono alcune partite dove dovete per forza mettere ad esempio Mark in porta, oppure quella che abbiamo fatto contro l'Epsilon nello scorso episodio, dovevamo per forza avere Scott in difesa perché è lui che deve recuperare la palla e lo può fare solo lui, però tutti gli altri calciatori potete sceglierli voi, e quindi avere solo donne in squadra è una cosa fantastica e sarebbe da riprovare, perché questa cosa la feci quando ero molto molto piccolo, quando forse in realtà i Pokémon femmina non li catturavo, quindi chissà come mi venne in mente questa cosa, però vabbè, questa è un'altra cosa. Comunque sì, sarebbe da riprovare, non in video ovviamente, però è una bella sfida anche da provare in video, però questo gioco è molto lungo, quindi sarebbe una cosa da fare magari
in live, però questi sono proprio progetti troppo futuri da, per poterne parlare adesso, perché non posso registrare da Switch, da Nintendo 3DS, e quindi come voglio fare le live, no? Per dirvi, quindi che parlo a fare. Comunque, detto questo, dobbiamo segnare ancora due gol, ma abbiamo tutto il secondo tempo da giocare, quindi non abbiamo assolutamente problemi. Mi piace un sacco il fatto di aver insegnato l'offensiva a Talisman, il salto avvitato, per poter saltare i calciatori, la difesa a Nathan soprattutto perché è tornata utile, e tornerà utile assolutamente sì, anche il tiro da centrocampo è una cosa da non sottovalutare, è il tiro della cometa che già conosciamo, però va bene. Tra l'altro devo tirare con Victoria da centrocampo, non l'abbiamo ancora fatto, ci provo, anche perché sì, è anche un bel tiro. Magari potrei, prima di fare questa cosa, togliere tutti i punti al portiere, che non li ha ancora finiti, però boh, vabbè. Raccontandovi questa cosa mi sta venendo la voglia di fare di nuovo questa sfida, di provare a giocare il gioco con solo donne in squadra, e posso volendo, perché il gioco, come detto, ce l'ho fisico, quindi posso giocarci, ma giocare al gioco mentre sto facendo i video, e quindi gioco due volte lo stesso gioco, potrei annoiarmi. Poi vabbè, sto facendo altro durante i pomeriggi. In questo periodo sto rigiocando The Last of Us Parte 2, che ok, non c'entra niente con tutti i giochi che sto parlando, perché parlo di Pokémon, di Inazuma Eleven, e poi arriviamo a The Last of Us. Però non ci giocavo da un bel po', forse 2 anni, e il motivo è quello che succede in gioco. O forse anche perché è un po' lungo come gioco, e quindi prima che uscisse The Last of Us Parte 2, invece, il primo, però la remastered per PS4 ovviamente, lo giocavo almeno una volta al giorno. Cioè iniziavo di mattina e la sera l'avevo finito al 100%, e questa cosa succedeva almeno una volta al giorno. Poi piano piano imparavo a voler fare la speedrun così a caso. Infatti alcune zone, non so se adesso me lo ricordo, perché pure a quello non è che ci gioco da chissà quanto tempo. Sarà passato forse quando l'ho fatto per YouTube, quindi 2 anni fa. Sì, è vero, sì, assolutamente sì. No, non è vero, 1 anno fa, perché vabbè, è uscito quello per PlayStation 5, quindi sì, va bene, ho giocato quello. Però prima che uscisse la remastered remake, vabbè, chiamatela come volete, per PlayStation 5, è lo stesso gioco ma con il gameplay del 2, va bene, perché non cambia veramente niente. E poi vabbè, non è che avesse bisogno di un remake o di una remastered aggiuntiva a quello per PlayStation 3, anche perché erano passati solo 9 anni e quest'anno qua saranno 10 anni perché è uscito nel 2013. Tra l'altro, se conoscete Pokémon, sentitevi vecchi, perché ad ottobre quest'anno sono 10 anni che sono usciti Pokémon X e Y, sì, 10 anni X e Y, quindi è da 10 anni, anche se con Legende Arceus abbiamo qualche problema, però sono 10 anni che non esce un gioco decente di Pokémon. Lo si può dire? Sì e no, perché io in realtà... Ora abbiamo gli ultimi minuti, tanto la partita è finita, quindi basta, parliamo di Pokémon, ormai ho deciso. Mi sono divertito su XY, non solo nella prima run, ma anche nella seconda, nella terza, nella quarta, io mi diverto. Ma se ci gioco adesso, forse un po' meno, quando ero più piccolo, erano 10 anni fa, quindi ero sicuramente più piccolo, mi divertivo, adesso un po' meno, magari arrivato alla settima palestra, lì più o meno, inizio ad annoiarmi. Però il gioco per me merita non di storia, la storia è brutta, il Team Flare è brutto, ma il gioco merita, anche perché è l'ultimo gioco, anche se vabbè, ci sono Rubino, Omega e Zaffiro Alpha, però è la stessa generazione, no? Perché appunto è la sesta sempre, però appunto c'è tutto il Pokédex ancora in quel gioco, e quindi voi avete una scelta di Pokémon che è incredibile, e volendo potete, grazie a Rubino, Omega e Zaffiro Alpha, magari fare le uova su quel gioco e scambiarvi i Pokémon per provare le squadre diverse su X e Y. E quindi sì, vabbè, comunque lasciamo questo. Attenzione, perché Talisman impara tiro congelante, vabbè, speravo qualcosa di meglio, perché tiro fantasma, tiro dimensionale, tiro congelante, che è lo stesso tiro che ha imparato Conwell, tra l'altro. Comunque, abbiamo fatto 2 partite in questo episodio, ci siamo divertiti, abbiamo parlato del più e del meno, che è il motivo per il quale mi piace fare questi episodi, anche perché sono veramente tra amici, mentre ci vediamo la partita, mentre mi gioco la partita parliamo del più e del meno, quindi è bellissimo. Comunque, nessun altro ha imparato qualcosa, quindi ok, ho fatto attenzione a tutto. E quindi ragazzi, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, lasciate un like se vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici, se volete in descrizione c'è il link per il mio Instagram, se seguirmi. E noi ci sentiamo al prossimo video.